L'amministrazione ha sempre visto nell'accoglienza e nella solidarietà verso il prossimo un tema centrale delle proprie politiche e crediamo che lo sport possa essere un mezzo attraverso il quale portare questo messaggio, messaggio dell'accoglienza, messaggio dell'integrazione a tutta la nostra comunità. Quindi abbiamo creduto fin da subito in questo progetto, un progetto ben studiato che appunto vede nella pratica del calcio, della disciplina del calcio, un momento di integrazione, un momento di solidarietà, un momento per conoscersi meglio. Il progetto Terzo Tempo Antirazzista per questo è un progetto che abbiamo sposato, non solo perché va nella direzione in cui auspichiamo, ma anche perché mette in campo tante realtà come quelle associative del territorio, società sportive e anche associazioni del volontariato che in qualche modo sono il tessuto della nostra comunità. Il progetto Terzo Tempo è nato all'interno del progetto Sprar di Pontassieve con l'idea di creare un progetto di inclusione sociale che fosse utile alla collettività e che al tempo stesso desse visibilità al fenomeno dell'accoglienza, desse la possibilità a richiedenti asilo e rifugiati sul territorio di avere un momento di inclusione, appunto. Per fare questo si era pensato di partire dallo sport e dall'unione di calcio e rugby, appunto, per la creazione di una squadra. Questa squadra si sarebbe dovuta creare spontaneamente sul territorio, perché l'intento del progetto era quello di dare sostanzialmente uno spazio fosse pubblico, libero, gratuito, aperto a tutti, in cui i cittadini del territorio, appunto italiani e beneficiari dell'accoglienza, si sarebbero potuti incontrare e giocare semplicemente a calcio, vivere del tempo insieme attraverso lo sport. Analizzando l'anno appena trascorso e come è stato portato avanti il progetto, vanno sicuramente sottolineate alcune difficoltà che abbiamo avuto. Sicuramente all'inizio non c'è stata una partecipazione così massiccia della cittadinanza, sicuramente per una serie di errori nostri, forse nella comunicazione non siamo riusciti a far conoscere adeguatamente il progetto, ma al tempo stesso è evidente come ci sia un'avversione crescente nel nostro paese verso il fenomeno dell'accoglienza. Se a ciò si aggiungono poi le difficoltà legate all'accoglienza diffusa, che è logisticamente difficile appunto da gestire proprio perché è molto estesa sul territorio, e le direttive della prefettura che impediscono per esempio il rientro dei richiedenti asilo dopo le 8 di sera e che quindi limitano la fattibilità di progetti di inclusione, si può capire che non era semplice partire e creare un progetto di questo tipo. Un altro aspetto che mi ha fatto riflettere è che nonostante il progetto fosse pensato per il calcio, per il mondo del calcio, è risultato evidente come forse il settore calcio non è ancora pronto ad aprirsi a determinate tematiche. Infatti l'accoglienza al progetto è arrivata da parte di una polisportiva, dove gli sport considerati minori in Italia fanno da padroni e sono la parte fondamentale dell'associazione, e che dimostrano come determinate realtà sportive siano molto più aperte rispetto a quella calcistica a tematiche sociali. Nonostante tutte le difficoltà siamo arrivati alla fine di questo progetto, a questo torneo al quale oggi parteciperanno oltre 100 persone, dove ci saranno squadre miste, squadre di rifugiati, squadre del territorio che oltre a condividere un momento di sport condivideranno un momento di convivialità, passeranno del tempo insieme. E questo che credo sia il punto forte di questo progetto, perché si è creata sostanzialmente una rete territoriale. Il fenomeno dell'accoglienza è diventato più visibile
è entrato in relazione con l'associazionismo locale, si è creata una rete e le partite che andremo a giocare oggi sono solo il punto di partenza di un percorso che speriamo porti a qualcosa di molto più grande e sia utile per il futuro. La Polisportiva Siaci è un luogo dove si pratica sport. Abbiamo circa 700 soci iscritti, 700 atleti e 9 discipline sportive. Dunque possiamo dire che la Polisportiva rappresenta per il territorio un punto di riferimento sicuramente molto importante. Crediamo anche che lo sport sia uno strumento utile a costruire comunità, quindi oltre al benessere e alla salute rappresenta in qualche modo uno strumento utile a costruire relazioni e socialità. E siamo impegnati per far sì che la Polisportiva sia un luogo aperto, un luogo di incontro per le tante generazioni che qui si ritrovano e che partecipano alle attività in maniera volontaria, perché è importante sottolineare che comunque tutta l'attività della Polisportiva si basa sul volontariato. Crediamo nello sport come strumento di inclusione. 5 anni fa siamo partiti con un progetto di rugby integrato che prevede l'inserimento di bambini con disabilità cognitive all'interno dei gruppi squadra dei bambini del rugby. Si tratta di un progetto che non prevede dei percorsi differenziati, quindi tutti i bambini giocano assieme. Ci sono degli operatori professionali che in qualche modo supportano il lavoro degli educatori del rugby, facendo sì che appunto tutti i bambini riescano a giocare, questo senza costi aggiuntivi per le famiglie. Possiamo dire che questo progetto, oltre diciamo, al punto di vista sportivo, è importante e fondamentale anche per la socialità, perché aiuta le famiglie ad uscire dall'isolamento e a condividere degli spazi e dei momenti comuni. Attraverso il rugby conosciamo bene l'importanza del terzo tempo, che è un momento di convivialità, di scambio e di incontro, e per questo abbiamo risposto sì con tanto entusiasmo quando il comune di Pontassieve ci ha proposto il progetto del terzo tempo antirazzista. Si parla di calcio, non di rugby, il calcio è uno sport popolare, abbiamo pensato che potesse essere in qualche modo strumento utile a creare integrazione e incontro qui alla Polisportiva. Ci siamo messi in gioco, abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, le competenze dei nostri volontari, anche la nostra cucina, e siamo partiti con questo progetto. Abbiamo anche tanto discusso, ci sono stati momenti anche di difficoltà in cui ci siamo trovati in qualche modo a dover aggiustare il tiro e capire come andare avanti nel meglio possibile. Questo penso succeda quando si intraprendono strade che non si sono mai percorse, dunque quello che cerchiamo, quello che vogliamo fare è sicuramente andare avanti, trovare la modalità per andare avanti nel miglior modo possibile e far sì che davvero questo progetto, questa squadra si apra al territorio e diventi una squadra, la squadra di tutti. È importante il benessere, è importante la salute, sicuramente è importante il concetto e la costruzione di comunità, però non bisogna dimenticare che tutto questo comunque lo facciamo perché alla fine è divertente. Now it's time to forgive them, it's time to
of misery, don't say it's the end. Only you can make the earth a better place. Yeah, yeah, so when them kill, we save a life. When them hate, our love shall rise. When them say life is unfair, we'll grow our dreams and we'll take a breath. Grazie, thank you so much.